Sindaco Antonio Tutolo, Lucera in dissesto, però lei ha annunciato, ha ricordato ai cittadini che non sono mai stati maltrattati o usati in maniera impropria i soldi dei cittadini. E quindi qual è la situazione attualmente? La situazione è paradossale perché, ripeto, il Comune di Lucera con la mia amministrazione ha pagato 16 milioni e mezzo di euro di debiti, certi liquidi ed esigibili dovuti alle sciagure fatte dalle altre amministrazioni, e sono i documenti a dirlo, più altri 8 milioni di euro di debiti sempre contratti dalle precedenti amministrazioni. Non ha fatto un centesimo di mutuo, ha avuto praticamente bocciato il piano perché ci dicono che non siamo stati capaci di accantonare delle somme per il fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè il Comune di Lucera ha dei crediti, noi avanziamo 20 milioni di euro, è paradossale, noi siamo creditori di 20 milioni di euro, avremmo dovuto mettere da parte 17 milioni di euro a garanzia di questi 20 milioni di euro di crediti che abbiamo, più altri 4 milioni di euro di crediti, di 4 milioni li avremmo dovuto mettere da parte per i potenziali contenziosi, cioè noi abbiamo dei contenziosi sempre rinvenienti dal passato per i quali noi avremmo dovuto mettere da parte 4 milioni di euro, perché se perdiamo quei contenziosi i soldi già dovevano stare da parte. Beh, dopo aver pagato più di 25 milioni di euro di debiti pregressi, mettere da parte altri 17 più 4, 21, forse manco se andavo a fare le rapine ci riuscivo. Se mi davano un salvacondotto le avrei fatto pure per evitare che questa città andasse in dissesto. Però insomma, onestamente, non mi sono mai dichiarato rapinatore né per il comune né rapinare il comune. Con l'arrivo dei commissari che cosa potrebbe cambiare in città? Assolutamente nulla, perché ahimè, e dico purtroppo, le tasse già stanno al massimo dal 2011, quindi da ben prima di Tutolo, e testimoniano la difficoltà in cui versava l'ente. Non dobbiamo assolutamente tagliare alcun dipendente, perché abbiamo un deficit strutturale importante nella pianta organica, cambierà poco o nulla. La cosa più paradossale è che, ripeto, noi come debiti probabilmente troveranno 3, 4, 5 milioni ancora di residui, ma che sono, attenzione, le fatture che dovevano essere pagate fino a fine anno, quindi con una copertura finanziaria, null'altro. Ci sarà sempre questo disavanzo di questo fondo da accumulare. Cosa risponde a chi chiede le sue dimissioni? Ah, guarda, a me che le dimissioni le devono chiedere i cittadini, non chi l'ha messa in croce questa città, perché attenzione, quei debiti di cui ha fatto nomi e cognomi rinvengono dalla gestione di questi sciagurati, di quelli, ma in città ci conosciamo tutti quanti, e li sfido a fare una cosa, siccome io ho tirato fuori nomi e cognomi dei creditori, ma ci dicessero quali sono i debiti che ha prodotto Antonio Tutolo, con nomi e cognomi, se c'è un debito c'è un creditore, chi è il creditore di Tutolo? Sapete cosa vi possono rispondere? Nulla, perché Tutolo non prende un centesimo di euro, nemmeno di rimborsi per, che ne so, quando va a fare delle cose per conto del comune. Tutolo, l'INPS se lo versa da solo, non ha mai chiesto nemmeno questo al comune, di prendersi carico della posizione INPS, e sarebbe stato assolutamente legittimo. Tutolo, quando viene qualcuno da fuori per fare qualcosa per la città, lo porta in albergo, lo porta al ristorante, quindi non solo non paga il comune il conto di Tutolo, ma anche il conto degli altri, lo paga Tutolo di tasca propria. Quindi io ho avuto il massimo rispetto per i soldi dei cittadini, cosa che non hanno avuto loro. Sono andati in alberghi 5 stelle quando mai li avevano visti loro gli alberghi a 5 stelle. Hanno speso centinaia e centinaia di migliaia di euro per rimborsare le spese di rappresentanza agli amministratori. Rubavano i gettoni di presenza, rubavano i gettoni, rubavano perché erano delle commissioni false, lo dico ad alta voce, denunciatemi se ne avete il coraggio, rubavano, lo dico ancora una volta, i gettoni di presenza per farsi lo stipendiuccio. Tutolo aveva rinunciato ai gettoni di presenza come consigliere comunale, li ha denunciati e li ha fatti arrestare. Quindi veramente ci vuole una faccia di bronzo
a, come dire, a parlare anche. Sperano probabilmente che i cittadini dimenticano, per fortuna ci conosciamo tutti quanti in questa città. Sono non tranquillo, di più, io ho buttato il sangue, io ho preso la mia vita, l'ho messa nel cesso per questa città e sono strafelice di averlo fatto, perché io la sento come qualcosa di come dire, non lo so, una missione, non lo so, di una malattia che ho.